Salut à tous, félicitations de dire droit à Bipéostro Gorsi Gabrim, à sommet giorno 25 et scoubrimo i di du lidi su yoi. Si continue, diamo sei greve personali di la DMR a Pumonte, certi hanno passato a nottata in scagno di la soju in Baleone, l'ultima informazione in de su giornale. E poi butteremo in de su notiziale nanta uno di resistenti gorsi più famosi, Gianni Goli, tombo dai fascisti a 43 anni, ritratto a bere d'un uomo comunista che non ha mai scagliato. In fin di giornale, seguita di un nostro appuntamento per i luoghi in regione di Graona, andremo a scoprire a un cortile di Laurent Bellini, installato un bere da poi più di 30 anni. Il secondo giorno in mossa è la fare un pari anche a pianta alla DMR di Beaumonte. Stamane ci doveva essere una riunione di sfarenti presidenti da soggi che compongono la struttura, ma c'erano poche amiche. La DMR ha veramente che impiega quantunque 600 persone in Beaumonte. Sopra luogo, Dominique Moret con Morgan Pluchard. Continua a greve a mossa da USTC e a ZGT di la DMR di Gorsi Casottana. Stamani Ulini scontra i 24 presidenti della soci di la DMR di Pumonti. E infatti ce n'è che uno che è venuto, addirittura ha spiegato ad un'amica Vaccioli di Gunvuga da sera a mani 24 persone che sono spargugliate in tutta la Gorsi Casottana. Il fatto principale è che i rivisti hanno a tema con una soci qui da Iaccio volessi cambiare il sistema, un sistema dove i costi e i benefici sono mutualizzati, ciò che permette di avere un po' di acquisti sociali. Allora di chi si parla? Infatti ogni prestazione che è fatta dalla DMR c'è 27 euro di soldi pubblici che sono dati. In certi luoghi come Ajaccio dove c'è meno costi perché c'è meno strada a fare, il costo non è che di 19 euro, dunque c'è per ogni prestazione 8 euro di benefici. In certi luoghi dove c'è strada lunga a fare benefici non ce ne manco stampa, sono anche in 18 la soci. Volessi sorta, in tutti i casi volessi cambiare il sistema assente ai grevisti, è un pericolo per l'acquisto sociale, stiamo assente a Nathalie Panucci. 19 euro, pour, par exemple, pour Ajaccio, ça leur donne un très gros excédent. Cet excédent, il sert normalement à la péréquation pour les associations où le coût d'intervention peut être supérieur à 27 euros. On a des associations qui sont très larges, qui sont dans le rural, comme dans le Crouzin, on va jusqu'à Auzagne. C'est vraiment toute la Corse du Sud et on a des associations très grandes. Qui continua la discussione, non si sa fino a che ora. Ciò che si sa è che c'è un consiglio di amministrazione che è previsto il 12 di settembre in Cuzza. Il fatto di sapere se la greva adesso è mantenuta in attendo o se è stata piantata un conflitto per ripigliare dopo. E impareremo che una riunione si tenerà subito, mezz'ora a 3 ore, con il presidente di Federazione ADMR d'Ajaccio. In dell'attualità di noi, in Diogabalo, è cascata ieri sera la decisione di Lega Provisionale concernendo l'Azzu, finale durante lo scontro a Bordeaux da oggi scorso, un match senza pubblico e un punto attempato per l'Ajaccini. Di più precisione in questo articolo di Axel Bouchon e per quelli che erano impensieriti, lo scontro Ajaccio Bastia, previsto il 2 ottobre prossimo in Timisoara, si giocherà ben in un stadio aperto ai sostenitori. Per i più giovani e i più maggiori si urta piano piano a scuola, da poi al principio di settimana, di un caso di stabilimenti pubblici e privati di noi, come qui in Jeanne d'Arc in Bastia. Se lo si sente a spesso le difficoltà di scuola pubblica, costi, da scuola moderna o liceo c'è un'attrattività sempre di più forte, stiamo a sente a Gabi stabilimento di moderna e di primario. Nous avons gagné des élèves. Après, avec le jeu des sorties de CM2 et des rentrées de petites sections, je suis quand même à une classe entière en plus. Donc je suis très fière du travail accompli par mon équipe éducative. Le succès, je pense que c'est... Nous sommes d'abord dans un cadre magnifique, nous avons cette chance, un cadre familial. Et peut-être c'est également, je dirais, la relation de confiance que nous créons, que nous établissons avec les parents d'élèves et des enfants qui nous sont confiés. Mais également peut-être ce que nous appelons notre caractère propre, c'est-à-dire notre projet éducatif et notre vision que nous avons de l'enfant. Voilà.
Au mois justement en Bastille, comme ogni anno, au résistante comuniste Jean Nigoli davanti au liceo che porta au son nome, presenza d'una centinaia di persone, d'anziani combattenti, eletti e di un brevetto di Gismonte, parete di lettere sono state lette, allora che si celebrava l'80 anni di liberazione di Gorsica, sino al mese d'ottobre. Bultemo lanta un percorso di sostitutore nato in Alta Rocca e tombo dai fascisti a 43 anni, una vita di combatti per Gorsica, contata da Pierre Nicolas. Toutes les archives de France 3, celles de Méditerranéo, nous parlent d'un grand monsieur. Jean Nigoli est né ici, dans cette maison de San Gavino di Carbini. En 1925, il part enseigner au Soudan français. Il en tirera une haine du colonialisme et des idées de gauche qu'il exprimera à son retour à Paris en 1936 en participant aux manifestations du Front populaire. Il avait un sens très aigu de l'injustice sociale. Il était de famille modeste. Sa vie coloniale, à la différence de la plupart des coloniaux, je crois, lui avait laissé au contraire une envie de se battre encore davantage, comme il a dit dans ses dernières lettres, pour les spoliés de la terre. En 1938, au décès de son épouse, Jean Nigoli rentre en Corse. Socialiste puis communiste, il défend l'identité corse contre l'irrédentisme vendu par le fascisme italien, à la tête d'un réseau qui récupère notamment les armes envoyées par les Britanniques et les forces libres d'Afrique du Nord. Il est manifestement trahi en août 1943, emprisonné et exécuté de façon barbare. Ceux qui partageaient sa cellule ont eu confirmation du leader qu'il était. C'était toujours l'homme qui continuait à mener son combat. Et c'est pour ça que je considère que cet homme-là, que je n'avais pas connu, moi je l'ai trouvé, pour mon compte, au-dessus de la moyenne des hommes. Pour moi, c'est un géant. D'après ce qu'on a su, des fascistes, alors des chemises noires, se seraient jetés sur il, l'auraient poignardé, l'auraient décapité. Nous n'avons su qu'il avait été décapité que lorsque nous avons fait le transfert à San Gavin et qu'on a trouvé la tête, sa tête au pied. Jean Nigoli est mort pour ses idées, mais fait partie de ces résistants corses qui, à quelques jours près, n'ont pas pu voir la démocratie revenir. Stasera in De Ostro Gorsica Sera ritroverete come ogni oggi a vostra intervista politica e oggi sarà Pierre Jox che è stato interrogato da Jean Vitus Albertini, anziano ministro dell'interno fra altro e autore di un statuto particolare per Gorsica che porta il suo nome, ha dato il suo parere nella situazione politica dell'isola a violenza e discussione di Bovo, ma di nuovo non all'assassinio di Ivan Colonna. Fiediade. Votre opinion sur l'assassinat d'Ivan Colonna? Ah, vous savez, moi, pour moi, Ivan Colonna, c'est autre chose, parce que c'était le fils d'un de mes amis, Jean-Hugues Colonna, son père, et qui était un de mes amis, qui est en plus devenu député socialiste. J'ai vécu le drame de sa famille comme chez un frère. Mais, à part les affaires auxquelles on ne peut rien, les décisions de justice qu'on doit respecter, même si on en pense, même si certains les mettent en cause. Ce qui s'est passé, dont elle était victime, Ivan Colonna, est horrible. Il était en prison, il est massacré par un détenu. On sait aujourd'hui que toutes les mesures de sécurité n'ont pas été prises, par conséquent, cette mort est horrible comme n'importe quelle mort, elle est encore plus horrible comme une mort qui est intervenue dans de telles conditions de violence, de sauvagerie et de fautes administratives très graves. Donc, que je vous dise pour le reste, moi, Colonna, je pense bien sûr à lui. Je n'ai pas connu son épouse et son enfant qui est né alors qu'il était en prison, etc. Mais j'ai bien connu son père et sa mère. C'est un drame. In Aiaccio, una vendita all'incanto dall'11 al 13 di settembre allo Spazio di Amandi, so che l'organizzazione a Radio Cristiana RCF Corsica saranno in dude una trentina di pitture fatte dall'artista Gérard Guglielmi. Stiamo a sentire al presidente di Radio RCF che ci spiega a cosa gli erano i benefici.
Nous, on sait ce dont on a besoin. On a besoin aujourd'hui de remplacer notre matériel. On est associatif. La crise est très aiguë, les dons fortement chutés. Donc, c'est toujours assez pénible d'aller solliciter les donateurs, les auditeurs. Et là, pour nous, c'était l'occasion à la fois de faire une opération de relations publiques pour se faire connaître, puisqu'on a quand même de très bons chiffres au niveau de notre Audimat. Hein. On était même surpris quand on a reçu l'enquête Médiamétrie. Et là, avec cette opération, donc, on va peut-être pouvoir faire coup double, à la fois vendre des tableaux et peut-être à la fois se faire connaître. E ora ho il nostro appuntamento per i luoghi, continuiamo a investigare per la Graona. Oggi portano Stefano Poli e Morgan Pluchard in un paese di Uero e a scoprire a Laurent Bellini un cortile di un bel appinzato, fiediade. Per il numero di luoghi in Graona, siamo oggi in Abiedia di Uero, dobbiamo andare a scontrare un cortile di un appassionato di sumissiero di più di 30 anni, andiamo subito a bere a Laurent Bellini. Salute, buongiorno. Va bene. Allora, spiegate, chi fa d'aiguille? Beh, sono tracciati compia una piccola serie di culte d'aiguille che si sarano, hein, con un sistema di meccanismo di blocchi, di diciamo, anche si chiama sistema a pompe, vedi, si sara così, e quando è aperto è bloccato. Voilà. Qui sono tracciati compia d'aiguille, e va, la diametra dopo in forma non ta la macchina. Voilà. Quindi da pavinare, già da costruzione in un cortile? Sì. Yeah. Qui è la tappa finale, prima si comincia a fare i manichi, allora qui i manichi sono legno o un coro, dipende, eh? Qui c'è un po' di legno, qui c'è la noce, c'è la leccia, qui è noce di denno, qui è coro di montone, voilà. Allora qui abbiamo visto la tappa finale, Gerardo di un cortile, che fa l'ultima tappa, ma a Mavelle come si costruisce un cortile da all'inizio, se ci puoi dimostrare? Allora, per esempio, qui se voi volete, un cortile così, per esempio, qui avete un murello, che è un murello pastore, anche un murello caduvato, che è un murello che è stato protetto all'INPI avata 25 anni. Eh. Dunque, ci costruiamo due platine, questo è ciò che serve di rossore e a lama. Voilà. E qui è un meccanismo che usi faci, e che questo faccio che c'è un'attenzione quando lo si apre, una forma di sicurezza. Anche se non è mica un blocchino, c'è comunque una sicurezza. Dopo c'è i modelli come tagli una vetrina, che so, i più semplici possibili, un coro biutato con una lama e un ciò che chiamiamo un chioro che serve d'axe. Dopo tagli un coltello di tola, i principi di lavoro sono differenti. Per esempio, per fare i coltelli di cucina, parto da un pezzo d'acciaio così, e qui devo va a forma, allora ciò che è interessante è che ci lasciamo un po' portare per la creatività e faccio che non abbiamo mai gli stessi modelli, e questo è che è interessante. Voi siete obbligati di avere ragione di cortellaggi, chi è avere ragione? Spiegate già appena. Allora, la venerazione è nata nel 2019, perché c'è stato all'Assemblea di Corsica un voto di strutturazione e sviluppo di avviliere cultivati in Corsica, portata per un sindacato di cultivati di Corsica, che esisteva già, che è un sindacato di cultivati di stazionari, diciamo, e che ha messo in piazza una cartola o giro di cultivati di Corsica, e noi una parte della provvisione, a metà, diciamo, non eravamo mica troppo d'accordo nella direzione data e a Viliera, e di nuovo non a cartola di Agulte d'Agosta come è stata presentata. E faccio che è nato la federazione. Voi volete qualcosa di più economico in generale? Oggi Agulte d'Agosta rappresenta una parte di mercato importante. E questa parte di mercato noi, Agulte d'Agosta, ci partecipiamo da poco. Vale a dire che c'è un mercato della cultura artigianale, che noi abbiamo noi, e poi c'è un mercato di regalo, che è un mercato più importante, che rappresenta una quindicina di milioni di euro, non mica nuda, che parte tutti gli anni, i cultori sono fatti in Cina, sono fatti in Pakistan, in questi luoghi qui. E noi diciamo che vorremmo una struttura in Corsica semi-industriale che ci permetterebbe, primamente noi, cultura di Corsica, dove i pezzi che noi vogliamo tagliare sopra la piazza, dove una certa indipendenza, e per rentabilizzare questa struttura,
cioè attaccarsi al suo mercato, lui, certo, non potremmo mica valutare da 5 euro, non mica i mesi, ma a parte di un certo prezzo, 50-60 euro, a suo momento lui, sì, potremmo essere un altro mercato. Per avere una rentabilità, ci vuole avere, come hai detto oggi, parecchie macchine, per poter lavorare più in furia e per fare prezzi meno cari che io ti dico un principio, il coltello è un oggetto popolare, dunque, cioè che il massimo del popolo potesse avere accesso. Basta fare cioè un rapporto qualità-prezzo interessante. E quando si parla di va d'alta gamma, sicuro che ne voglio anche ultedi che faccio i 1000 euro, ma non è mica ciò che vendo tutti i giorni. A me mi fa piacere quando una persona si può comprare una ultedi a 80 o 90 euro, che sono dei soldi, e che di nuovo rende l'arte popolare. E oggi di noi siamo tutti di una alta qualità e una ultedi da noi costa 200, 300, 400 euro per chi? A maniera di lavorare, mi si inopera un nemico rentevole e se ciò avvende si prezzi qui per vincere la sua vita, il problema è si situa a suo livello qui e io penso che ci sono oggi maniere di lavorare che permettono di vincere la sua vita, di fare un coltello di qualità e di venderlo a un prezzo che è interessante. Allora, ringraziamo Laurent di averci accorto la nostra cutelleria. Noi abbiamo continuato il nostro giro qui con Laurent, abbiamo parlato di assorbazione del bomissiero, di noi della federazione di cortellaggi che è stata fatta in 2019. Noi allora continueremo il nostro giro in altri paesi per si bestilucchi. Va bene. E ci ritroveremo domani. In dell'attualità continentale, il presidente Macron adunisce oggi all'Eliseo il Consiglio nazionale di rivoluzione. Il scopo fa un primo rilancio, una nuova sogregazione e di nuovo l'andatura seguita per la bene. E poi in Europa eseguite delle squadre che hanno martoriato certi paesi del Mediterraneo, a Grecia, a Turchia e anche a Bulgaria, 14 morti per Hawa e fiore veramente impressionante o eride, è cascato in certi luoghi in una giornata sola a Biosa di un'annata. Ecco, fine il suo Gorsiga prima, ringraziabili di essere stati con noi. Settore, il vostro Gorsiga Zer, Sebastiano Luciani. Noi ci ritroviamo a 8 ore meno e un bene scordato e con buon appetito e a stasera.